Signore e signori, buonasera. Fra poco incomincia un incontro molto importante con il senatore Giulio Andreotti. Voi sapete che ci sono tante cose da raccontare oggi, ma inizialmente si parlerà del suo libro 1953, fu legge truffa. Il 1953 è un anno particolare per la politica. Ebbene, Giulio Andreotti, che ha sempre su suggerimento di Leo Longanesi annotato tutto in questi taccuini che lui ha con sé sempre, annotò quell'anno particolare perché era importante per la politica. Quindi noi incominceremo a parlare del libro, insieme a me c'è Enrico Petacco, uno storico, meglio di lui, dato che si tratta di storia, e anche il sindaco Severi ci fa compagnia. Incominceremo col libro per poi andare anche ai problemi attuali, cioè dei giorni nostri. Buonasera, grazie infinite. Senatore, lei sempre presente alla Versiliana d'estate, ma anche qui siamo con la Versiliana al Caffè Gambarino, se c'è stato uno spostamento, siamo emigrati, due volte al mese veniamo qua, facciamo incontri, ne abbiamo già fatti, ne faremo fino a settembre, poi a luglio-agosto ricomincia la Versiliana, dove lei è sempre venuto, e qui vorrei fare i complimenti a Giulio Andreotti perché è sempre venuto in tempi difficili, in tempi meno difficili, in tempi facili. Insomma, con tutti i venti, lui è sempre stato presente alla Versiliana alle 18 del pomeriggio sotto i pini di D'Annunzio, e questo credo che sia un atto di serietà, di coerenza, come del resto è tutta la vita sua che è passata attraverso bufere di tutti i generi, ed è qui con un altro libro, 1953, fu legge truffa. Ecco, perché, per esempio, ci diamo del tuo o del lei, come io devo sempre sapere, del lei? Io premetto il ringraziamento al sindaco e a Romano Battaglia per l'occasione che mi hanno dato di tornare a Montecatini. E in anni lontani io venivo qui in settembre per le cure e il professor Scalabrini mi diceva una cosa che non mi colpiva molto allora. Dice, guarda che le cure sono importanti non tanto per adesso, ma quando sarai vecchio ti faranno star meglio. Adesso non so se sia merito delle cure, ma certamente insomma io ho una certa gratitudine. E quindi vi ringrazio. Il sindaco ringrazio. Grazie molte al sindaco e ringrazio Romano Battaglia. Poi mi ha detto, e mi ha fatto piacere, che questo appuntamento non sostituisce quello della Versiliana, che per me è una specie di certificato di vita ogni anno, perché ancora un'altra volta che ci vado, segno che altri 12 mesi sono passati. Io 53 perché? Beh, io il diario lo faccio dal 1945. Fu Leo Longanesi, forse qualcuno di voi lo ricorda, che fu importante, a parte il Borghese, che era ovvero un uomo importante nel campo letterario, mi suggerì di fare il diario e mi disse poi ti servirà sia per la vita politica sia per scrivere, e pubblicai il primo alla fine del 1945, il primo governo Bonomi dopo la liberazione di Roma. Cominciarono subito le crisi, perché dopo sei mesi ci fu la prima crisi. E io, questa era una ristampa, ma feci, su suggerimento appunto di Leo, la pubblicazione del diario intitolando allora Concerto a sei voci, c'era il governo di coalizione del Comitato di Liberazione Nazionale. Beh, il diario serve per ricordare sia le cose che è bene ricordare, sia alcune che qualche volta uno le si dimentica. Il 53 fu un anno difficile perché nel passato c'era stata una specie di coalizione, il sistema proporzionale dava modo di avere un margine abbastanza sicuro di governabilità. Poi ci furono nelle amministrative del 52 invece delle divaricazioni, e i partiti minori del centro ebbero una legnata fortissima. Allora furono loro che suggerirono
di fare questo premio di maggioranza. Naturalmente l'espressione era un'espressione non gradita nella nostra storia, perché si faceva la legge Acerbo quando negli anni 24-25 c'era stato il premio di maggioranza, però era un premio di maggioranza molto diverso, perché con quella legge Acerbo, con un quarto dei voti, si prendevano i tre quarti dei seggi. Il nostro schema, questo della legge, che poi ho voluto anche il titolo ristampandolo ricordare, che fu definita legge truffa, bisognava raggiungere la coalizione, o la nostra o quella opposta, raggiungere il 50% per avere un premio. Noi sbagliamo su una cosa, io questo l'ho capita anni dopo, perché ci fu una grande tensione parlamentare, per fortuna non ce ne sono state più, in modo particolare al Senato proprio. Ruini. Al Senato, certo, esatto, ci fu, e io ricordo addirittura volavano le tavolette perché avevano divelto i banchi. Anche le monete. Io lo ricordo sempre, adesso ci scherzo sopra. Ma fu un momentaccio, perché fra l'altro io ero sottosegretario della Presidenza, ero rimasto l'unico al banco del Governo. Beh, abbandonare il banco mi pareva ingiusto, però anche beccarmi un pezzo di legno negli occhi. Allora ho preso il cestino della carta e me lo sono messo sopra. Per fortuna non c'erano fotografi riprese. Vabbè, comunque fu certamente... Ma fu tesa la situazione. Perché dico non abbiamo capito? Cioè, ci fu a un certo momento da parte dei comunisti una proposta di diminuire il premio. E allora, però era talmente tesa la situazione, Saragat mandò un biglietto a De Gasperi, e io sono stato latore, non mollare proprio, perché non si accettò questa diminuzione. Ed era giusta la richiesta, perché... Perché avendo, sia pure la base era di avere il 50%, ma andando ai due terzi si può fare delle modifiche alla Costituzione senza possibilità di ricorso al referendum. Questo era poi l'argomento che allora nella polemica politica su questo aspetto costituzionale in un certo senso forse non fu abbastanza messo in evidenza. Comunque le cose poi andarono come andarono, perché noi non andarono male. Beh, fu l'anno in cui ci sono state più schede bianche e nulle di tutti i periodi, ma anche perché, ci dedico un minuto, avevamo un sistema, qualcuno, non dico mio coetaneo, saranno pochi, ma insomma qualcuno si può ricordare le elezioni, si mettevano le preferenze in fondo alla scheda, sotto c'erano le righe, però uno metteva i numeri, poteva mettere i numeri invece dei nomi, ma i numeri però erano poi anche degli altri simboli. Se uno non metteva anche il contrassegno vicino al simbolo, erano nulle. Provincia di Frosinone, sono stati 10.000 voti nulli, giustamente, perché era solo scritto 1-2-7, era il presidente De Gasperi, io stesso e il candidato locale, quindi avevamo una grande gragnola di voti nulli. Di fatto, che successe però? Perché i partiti del centro, come era la coalizione, ebbero lo stesso un margine, potevano fare anche subito un governo insieme, però c'era il risentimento. Sagra disse una frase, forse qualcuno l'ha poi letta, insomma, disse, parlò dell'elettorato come destino cinico e baro, insomma, usò questa frase così solenne, insomma, e lasciarono De Gasperi isolato. E Einaudi pregò De Gasperi di fare lo stesso, un governo monocolore democristiano, pensando che poi ci sarebbe stata almeno l'astensione dei liberali. Invece questo non ci fu, e fu la caduta dell'ottavo governo di De Gasperi. Ci fu poi una parentesi, un governo cosiddetto tecnico presieduto da Pella, e poi si ritornò ad una coalizione di centro con i governi di Scelba. Questo è il quadro storico in cui si inserisce. Naturalmente l'espressione legge truffa, che fu allora usata molto abilmente contro di noi,
Beh, poi è rimasta talmente abituale che noi stessi quando parliamo diciamo, ah, beh sì, l'anno della legge truffa, insomma, non, però ripeto, insomma, obiettivamente non era poi una vera e propria truffa. L'abilità dei comunisti fu quella di chiamarla legge truffa, fu una grande trovata propagandistica quella, mentre in realtà era una legge democratica che avrebbe forse cambiato la storia del nostro paese. Beh sì, posso raccontare questo, perché noi facciamo poi una polemica giusta dicendo, beh ma guardate, qui noi abbiamo un premio, ma voi in fondo siete ammiratori di un paese dove non solo hanno un premio, ma hanno tutto. E io domandai una volta a Togliatti, Togliatti non dava molta confidenza agli altri, ma una volta io, proprio prima di quello, mi trovai, c'erano le riunioni dei partiti per il governo del 45-46, e due per partito, De Gasperi portò il me così non davo fastidio, insomma, se portava un altro poteva metterci il becco, insomma, io ero un ragazzo, insomma, ed ero seduto vicino a Togliatti. Nell'intervallo gli feci una domanda, si senta scusi, ma adesso noi stiamo punendo quelli che hanno qui lavorato per il partito unico in Italia, ma scusate, ma in Russia c'è un partito unico? Allora mi disse, no, guarda, voi avete un concetto vittoriano dei partiti, perché in Russia la volontà collettiva è formata da intellettuali, militari, colcosiani, così. Poi però aggiunse, e io lì per lì non capii perché mi diceva questo, poi ci riflettei, mi disse, però guarda, non è che poi sia un paese da prendersi tutto per buono. E mi disse, per esempio, io sono stato una volta, lui aveva lavorato come segretario del Comintern, che era il coordinamento di tutti i partiti comunisti, e mi disse, io sono stato una volta al congresso del Partito Comunista Mongolo a portare un messaggio del fondatore del Partito Comunista Mongolo che era in clinica a Mosca, era malato. Poi ci sono tornato due volte successivamente, ho portato sempre dei messaggi, ma me li davano gli uffici, poi ho saputo che quello era morto pochi giorni prima che io avevo parlato con lui la prima volta. Perché mi raccontava questo? Probabilmente perché c'era la polemica che avessero trattato piuttosto male i nostri militari, i prigionieri di guerra. Allora lui voleva dire forse che loro non contavano abbastanza. Chiuso questa parentesi, le altre risposte saranno molto più brevi. Ecco, volevo chiedere al sindaco Severi se vuole fare un saluto, un ringraziamento all'assessore, cioè scusi, al senatore Andreotti. Ma è indubbio che la città di Montecatini, che mi onoro di rappresentare, non può che rivolgere al presidente Andreotti e al Rego Petacco un sincero ringraziamento per il loro ritorno a Montecatini, e mai spot fu più felice come il ringraziamento che il presidente ci ha rivolto con quell'aneddoto sul glorioso professor Scalabrino, che per noi rappresenta un pezzo di storia importante, con l'auspicio che possa portare fortuna a Montecatini. Grazie. Un saluto per anche, prego l'applauso, grazie all'assessore La Penna, così appassionata a questi incontri della Versiliana a Montecatini, il caffè della Versiliana, che ha già avuto dei giorni molto belli. Senta, senatore Andreotti, è indubbio che questo libro, come tutti gli altri, siano molto interessanti, sono pezzi di storia dell'Italia. Meglio di lui, testimone, non c'è nessuno. La Rizzoli ne ha pubblicati alcuni, altri verranno pubblicati. I suoi libretti, dove lui annota tutto, sono infiniti. Di conseguenza c'è veramente quello che è accaduto attraverso gli anni. Il Novecento per metà è segnato dalla figura di Giulio Andreotti, molte volte ministro, è stato dappertutto, si è occupato di molti problemi. Il libro è in vendita 1953 nella libreria Mondadori, potete farvelo autografare. Vogliamo passare un attimo, visto che lei sa molte cose, qualcosa di più recente. Si dice che l'Italia è ormai un paese vecchio, con una ripresa lenta, il sud si allontana sempre più dal nord, è un'Italia ingessata, non c'è alcuna fiducia nella politica. È vero questo oppure? Ma io credo che non mi sa mai esagerare né nelle lodi né le valutazioni negative.
certamente ogni periodo ha alcune sue caratteristiche. Noi oggi, ad esempio, dobbiamo costruire una politica in un mondo che ha avuto un cambiamento enorme. Non esiste più l'Unione Sovietica. Questo è un cambiamento enorme, perché sia come punto di riferimento di adesione o di contrapposizione era un po' al centro. E naturalmente c'era stato poi il momento importante per noi. Io, uno dei diari che ho pubblicato fu quello del 49, quando nacque il Patto Atlantico. Cos'era il Patto Atlantico? Il Patto Atlantico era la messa a fattore comune di un esercito, chiamiamo occidentale, cioè dei paesi europei occidentali e degli Stati Uniti, che doveva essere di consistenza uguale a quello che era il potenziale militare dell'Unione Sovietica. Questo per scoraggiare l'Unione Sovietica dal fare delle operazioni. Era un sospetto, e no, con la Cecoslovacchia l'aveva fatto. Quindi, e questo fu spiegato. Non era facile, per esempio, ai cattolici italiani far accettare un principio di alleanza militare. Tant'è vero che fu trovata una strada molto abile. Fu pregato di venire a Roma il nostro ambasciatore a Washington, Alberto Tarchiani, un grosso personaggio, uno dei fondatori del Partito d'Azione, e andò dal Papa, da Pio XII, a spiegargli che cos'era. E disse: guarda, che questo è un modo sicuramente per assicurare la pace. E spiegò questa necessità di carattere militare. E in effetti poi Papa, che era molto autorevole, insomma, dette le istruzioni e tutta questa fronda che noi avevamo nel nostro campo finì. E di fatto poi si è visto che in effetti col Patto Atlantico si è bloccata una situazione, non c'è stato più un'operazione militare, insomma, nel nostro continente europeo. Questo io credo che sia necessario, insomma. Successivamente poi si è cominciato a lavorare, e lì ancora dobbiamo far molto, perché il problema attuale è quello di far uscire il disegno europeo dall'incastro in cui ci si è messo. Lì si era fatto un errore, l'avevamo già fatto noi, io sono responsabile a Maastricht, e quindi poi quando Giscard d'Estaing ha fatto la bozza di Costituzione non poteva usare una formula diversa, cioè dire per i paesi europei politica estera e di sicurezza comune. È un qualche cosa che è un salto in avanti eccessivo. Forse se avessimo detto graduale convergenza delle politiche estere e di sicurezza sarebbe stato più ragionevole. Si parlava ancora il politichese allora, però. Oggi uno dei problemi che noi abbiamo, certo. Poi c'è anche questo problema, che è importante, del rapporto Europa-Stati Uniti. Ma qui dimentichiamo però, perché non se ne parla quasi mai, che c'è una base che fu fatta a Helsinki nel 75 e che poi fu allo sfondo del trattato cosiddetto della Nuova Europa firmato a Parigi nel 1990, cioè quando si unificò la Germania, insomma, e allora si è creata una base a Helsinki che si chiama Organizzazione della Cooperazione e Sicurezza Europea, che unisce tutti i paesi europei più Stati Uniti e Canada, ed è una cosa che funziona. Ogni anno c'è una riunione dei parlamentari di tutti questi paesi, e è diventata una cosa talmente normale che non fa nemmeno più cronaca. Però questo ha creato un rapporto con gli Stati Uniti che è un rapporto molto corrente. Poi i cambiamenti, le persone influiscono anche a dare delle modifiche, alcune volte nemmeno marginali, però la base, oggi abbiamo questa base che è rimasta. Senatore, un attimo l'applauso, volevo chiedere proprio su questo: tornerà un giorno la Democrazia Cristiana in Italia? Ma io non credo, sinceramente, non credo, per una ragione. Noi abbiamo assolto ad una certa funzione
di carattere storico, e abbiamo assolto a questa attraverso il consenso che c'è stato della popolazione. Però ogni cosa è legata anche ad un periodo e ad un quadro di carattere generale. Oggi a me sembra che alcuni valori che noi abbiamo rappresentato possano e debbano essere partecipati anche da formazioni molto diverse. Io sinceramente non credo, perché fra l'altro uno dei punti di coagulo che fu poi la base dell'alleanza di centro, ma la sostanza era la mobilitazione dell'ambiente cattolico, insomma, come grosso addendo di questa coalizione, ma era perché ci dovevamo difendere dal pericolo sovietico. Non essendoci più questo, io sinceramente non vedo. E alcuni valori invece devono essere, non importa tanto i nomi, ma alcuni valori devono essere fatti rivivere, e bisogna metterci l'accento. Vorrei semplificare: quando noi nelle elezioni difficili del 48, c'era stato il fronte, lì fecero l'errore comunisti e socialisti di non fare lista di fare lista unica e di non fare la lista separata, vero? Questo è stato, ecco, perché, e allora al fronte popolare si contrappose l'altro fronte, insomma. Però molta gente che votò per noi non è che condivideva il programma sociale della Democrazia Cristiana, e allora quando poi le riforme sono state fatte davvero, allora naturalmente quelli a cui noi abbiamo portato via la terra per darla ai contadini, insomma, non è che ci applaudivano e che ci votarono. Però, nel 1953 molti di quelli ci abbandonarono. Circolava quella battuta che diceva: nell'urna Stalin non ti vede, ma Dio sì. Lì fu la capacità. E fu la vostra vittoria, per fortuna, dico io. Però volevo dire, il 1953, che è un anno terribile, perché l'anno in cui morì Stalin, l'anno in cui mezza Italia pianse la morte di Stalin, gli altarini per la strada con la gente piangeva, il grande amato capo del popolo, pensate che roba. Fu anche un anno però che io rimpiango una sola cosa: la passione politica, che ora non c'è più. Perché ora non c'è più passione politica, Presidente? Insomma, lei troverà qui nel diario che De Gasperi fu rimproverato perché il suo messaggio di condoglianze per la morte di Stalin fu considerato troppo caldo. Ora, giustamente, Stalin un ruolo l'aveva avuto, c'era poco da fare. Naturalmente, qual era stato il cambiamento radicale? Era stato di politica internazionale, perché americani e inglesi che avevano fatto la guerra a fianco di Stalin contro Hitler e contro Mussolini, e poi divaricarono le posizioni, quindi questo mondo, c'erano provocazioni. Cosa sarebbe accaduto se non fosse successo questo? Forse è inutile anche starlo a dire, perché oltretutto sarebbe non facilmente documentabile. Però come nasce anche la psicologia? Io credo la cosa importante, io sono stato tempo fa a Grosseto, ci mancavo da moltissimi anni. E un tempo, quando uno andava a fare un comizio a Grosseto, bisognava che si portasse qualche amico vicino, perché insomma una certa turbolenza c'era. Io poi non avevo seguito molto, siccome invece mi avevano invitato perché hanno intitolato all'unanimità il Consiglio Comunale una strada al Presidente De Gasperi, ci sono andato con molta soddisfazione, e quando ho parlato ho detto: vedete, io sono molto contento di venire adesso in una situazione che è molto rasserenata. E mi ha dato una fotografia che conservo, un uomo anziano, mi ha detto: vede, questa è la fotografia del Presidente De Gasperi che nel 52 è venuto a darmi il certificato di possesso della terra. Se non ci fosse stata quella riforma, probabilmente lei avrebbe trovato qui la stessa turbolenza che sta dicendo che c'era nel passato. Noi abbiamo creduto veramente, il nostro programma è questo. Perché io questo mi rifaccia? È perché naturalmente oggi le cose sono diverse, i latifondi non esistono, eccetera, però le disparità sociali sono ancora e sono molto forti, insomma. Quindi
ripensare ad una figura sentimentalmente, io mi sentirei ringiovanito se succedesse questo, però a mio avviso quella è un'esperienza che ha rappresentato la risposta giusta in un momento storico della nostra nazione, ma adesso vanno cercati altri modelli. Giulio Andreotti è uno dei più grandi esperti di politica estera, del resto in America già molti anni fa, in tutte parti del mondo, da Gheddafi in poi, hanno considerato Andreotti il grande esperto, il grande stratega di politica estera. E vorrei chiedere, la vittoria di Sarkozy in Francia, che cosa cambia, che cosa ne pensa? Rispondo senz'altro con una piccola premessa. Ma io ho ritenuto sempre che bisogna lavorare nella politica estera mettendo l'accento e operando sulle cose che uniscono, perché se si opera prevalentemente su quelle che dividono, le cose non vanno. Nel 72 io feci un governo che era combattutissimo, andavamo sotto per i franchi tiratori due volte alla settimana, il governo insieme a Malagodi, il governo con i liberali, e io però pensai che fosse giusto, ma non per fare un espediente, che fosse giusto dimostrare che nella politica estera c'era un indirizzo che doveva unirci, e sono andato in visita a Mosca e ho saputo molti anni dopo, me l'ha detto Drobovic, con il quale ci troviamo ogni anno del club di Monaco, facciamo una riunione, e Drobovic è stato per 12 anni ambasciatore dell'Unione Sovietica a Washington, e mi ha detto che quando io andai dai comunisti italiani che votavano contro il governo di Malagodi e mio, e c'era stata una lamentela perché loro mi avevano invitato, insomma, e allora ottennero però una soddisfazione, cioè io potevi parlare con il Presidente del Consiglio e col Ministro degli Esteri, ma non fui ricevuto da Brezhnev. Ma io sono sopravvissuto, insomma, non è che abbia preso il lutto per questo, insomma, però cito questo per dire come le cose evolvono. Oggi naturalmente abbiamo un quadro internazionale e la stessa America qualche volta ha un atteggiamento che non di piccole cose, ma anche cose rilevanti, che cambia da un quadriennio all'altro, insomma, e ci sono poi alcune cose, io credo, insomma, di essere così abbastanza coerente nell'apprezzare quello che è il ruolo dell'America e aver avuto sempre anche dei buoni rapporti, solo che ho tenuto però una regola: bisogna avere dei rapporti non stando sull'attenti, ma stando sul riposo, cioè se uno su qualche cosa, sì, su qualche cosa pensa. Per esempio, io ancora adesso, se dovessi dire di avere capito perché gli americani sono andati in Iraq, io non l'ho capito. Allora su queste cose, insomma, bisogna cercare di non perdere il diritto al dialogo, perché sennò veramente. Ma non sarà perché nell'Iraq c'è il 60% delle riserve mondiali di petrolio? Come? Nell'Iraq c'è il 60% delle riserve mondiali del petrolio, è lì sotto. Sì, può e fra essere qualche anno, quando anche i cinesi avranno una macchina per famiglia che non hanno un litro di petrolio, quella zona lì diventerà ancora più calda, suppongo. Sì, ma questo è vero, però teniamo conto che il petrolio a un certo momento finisce. E appunto, cosa faremo dopo? Quindi, è tanto è vero che ci sono tutti gli studi sul nucleare e qui abbiamo fatto un referendum. E qui abbiamo fatto un esperimento. Siamo in ritardo, dovevamo essere altri, addirittura per il 2000 doveva essere sistemata la fusione nucleare, insomma. Io però su questo posso raccontare anche proprio un'esperienza direttamente avuta con l'America, perché noi dovevamo fare gli studi, qualcuno forse ricorda, noi avevamo avuto una posizione di avanguardia negli studi nucleari, il professor Ippolito, noi avevamo bisogno dell'uranio per poter fare gli esperimenti per queste centrali in cui si riproduceva l'uranio e quindi era la sicurezza per il futuro. E chiedevamo sempre l'uranio, ci dicevano sempre di sì, però non ce lo davano mai. Allora a un certo momento mi hanno detto: guarda, che il vero controllore
in America, era un senatore del Rhode Island che era di origine italiana, John Pastore si chiamava. Allora io sono andato a trovarlo e gli ho detto: ma scusate, voi ci dite dove abbiamo bisogno di questo uranio? E mi ricordo esattamente, mi ha detto: voi volete una risposta vera o una risposta politica? Io ho detto: io voglio una risposta vera. Allora avevo la vita scurda. E quindi anche i rapporti con l'America non sono sempre però, stati facili. Però non ci possiamo scordare che l'Italia è l'unico paese di, più sviluppati ad aver rifiutato di fare gli studi atomici. Beh, abbiamo rifiutato l'energia sì. atomica e ora compriamo tutto dalla Francia che ha le centrali a due passi da noi e noi siamo senza una centrale atomica. Per colpa di chi? No, lei ha ragione. Questa è stata in parte notevole per colpa dei Verdi, dobbiamo dire la verità, che hanno creato. I Verdi hanno fatto delle hanno creato una specie di spauracchio di che cosa voleva dire. Dicevano questo. Che veniva la leucemia, me le ricordo in televisione, verrà la leucemia se viene in centrale, ci hanno fregato. Forse avremmo dovuto essere più duri, più coraggiosi, però bisogna pure fare i conti con una psicologia che c'è, perché specialmente in quel momento, dato che c'era stato Chernobyl, ecco, c'era una specie di terrore su che cosa voleva dire le centrali. No, è venuto dopo, è venuto molto dopo Chernobyl, è venuto molto dopo, molto dopo. Chernobyl ha lasciato le sue tracce come? Tuttora. Senatore, intanto saluto la signora Andreotti che è qui seduta in prima fila. In una recente intervista lei ha detto che partecipare al Family Day è stato un modo di espiare il peccato commesso di aver firmato la legge sull'aborto. È stato il giorno, devo dire per la verità, un giorno più brutto della mia vita. D'altra parte non avevo scelta perché vorrei, forse ricordate, era il momento nel quale le Brigate Rosse avevano cominciato a essere molto dure, insomma, c'era stato il dibattito nel Senato, coincise con tutte le settimane drammatiche della cattura di Moro, insomma, e non vollero sospendere il dibattito, nemmeno dedicando tutto quello che era lo sforzo di quei giorni. L'ho sospeso solo un giorno dopo il 9 maggio perché era, insomma, almeno quella dovevano farlo per il funerale di Aldo. Però qual era l'alternativa? Io certamente avrei potuto tirarmi dietro, però un altro democristiano non avrebbe potuto fare il governo. Allora si andava nei confronti di un interrogativo terribile, ripeto, in una situazione nella quale avevamo cominciato ad avere le Brigate Rosse che facevano tutto lo sconquasso che c'era. Anche a destra c'erano dei nuclei che insomma non stavano estremamente calmi. Quindi io mi sono trovato nella necessità. Certamente è la firma che mi è costata di più, perché signori, se oggi è vero, la scienza riconosce che è viva una creatura appena concepita, e uccidere uno di 4 mesi o di 5 mesi è più grave che uccidere me, che almeno 88 anni me li sono fatti, insomma, quindi da questo lato, certo, quindi da questo lato certamente devo dire che purtroppo l'opinione pubblica, non solo del nostro paese, ma è un'opinione pubblica che ha accettato questo, insomma, ma l'aborto è un piccolo assassinio di fatto, questo è un omicidio per legittima difesa. Come? Vale la mia battuta, è un omicidio per con l'attenuante della legittima difesa. Insomma, cerco di battermi. Ambiente, no, dicevo che l'argomento è delicato, abbastanza, bisognerebbe parlarne a lungo. Bisognerebbe avere molti documenti, insomma il discorso sarebbe lungo. Invece volevo chiedere al sindaco se vuole fare una domanda al senatore. Ma volentieri, da un giovane che è entrato in politica per caso, come il sottoscritto, poi sono rimasto. Una lettura fatta oggi, dopo 8 anni che sono alla guida di una città, in un momento storico difficilissimo per la città e per il nostro paese, direi per l'intero mondo, ma con delle congiunture
ovviamente sia economiche che sociali, che si sono incrociate in questi ultimi anni, amministrare oggi da una piccola città, ovviamente ad un Stato, ad un governo, è cambiato molto. Lei che ha vissuto ovviamente tutte le stagioni più importanti del nostro Paese, cosa direbbe oggi, dopo la premessa che lei ha fatto stasera del cambiamento del valore di affezione dei politici alla politica e dei cittadini nei confronti della politica, cosa, come convincerebbe un giovane oggi che sì, si allontana invece che avvicinarsi? Allora, risposta in due parti. La prima, certamente è una situazione estremamente difficile, perché fare politica e non avendo più le strutture, anche le strutture periferiche, perché la politica non si fa solo dall'alto, è qualche cosa che è una novità. Io ho detto qualche volta, io ho molta stima per altri versi di Berlusconi e anzi riconosco che in un certo momento proprio ha frenato uno scivolo che era disordinato, che si andava verso un qualche cosa che andava male anche per i partiti storici della sinistra, secondo me, quindi storicamente ha avuto una sua funzione. Però lui ha un errore, fa un errore, quando dice voi politici, poi la vedete in una maniera, ma come voi politici, insomma, siamo tutti politici, insomma, in questo modo. Insomma. Adesso è una politica senza le strutture. Da un lato si è fatto un passo avanti, ragazzi, non l'avrebbe mai fatto, il voto diretto della popolazione che sceglie direttamente, cioè, può sembrare un progresso, ma non è stato, a mio avviso non è un progresso. Posso esemplificare, quando a Roma si riuniva il Consiglio Comunale, il giorno dopo c'erano due pagine del Messaggero, il giornale più diffuso a Roma, che parlavano, magari poi si vedeva che avevamo discusso del Vietnam, della Corea, di tante cose che insomma c'entravano poco con Roma, però era un punto di riferimento. Adesso se si riunisce il Consiglio Comunale, uno lo sa perché se passa davanti c'è la bandiera sulla Torre Capitolina. Per il resto, se io dovessi dire, non credo poi di essere una politico nato, insomma, cioè, dovessi dare il nome di un consigliere comunale di Roma, io non lo so. Allora adesso viviamo in una fase nella quale la struttura periferica non c'è, quindi teoricamente è più democratico perché tutti scelgono, insomma, però io credo che dobbiamo. Devo dire però ci sono alcuni centri e la seconda parte di quello che mi ha detto, io però ho notato, io vado spesso a fare delle tavole rotonde, mi invitano presso delle università, insomma anche questa settimana ci sono stato. E devo dire, ci sono una serie di domande di giovani, molti dei quali mostrano un interessamento effettivo più di quello che possa sembrare fuori. Insomma, noi tutto quello che è il passato lo conosciamo perché è cronistoria. Come si imposta il futuro? Io questo da solo certamente non saprei fare. Posso dare ognuno, piccolo banco del Senato, se, quando capitano le occasioni, uno il suo parere certamente lo esprime, però noi dobbiamo crearci questa struttura. Allora Sarkozy, beh, io non conosco abbastanza Sarkozy, però devo dire che la Francia ha una sua solidità politica tradizionale e per cui poi hanno avuto dei momenti quasi, chiamiamo pure di dittatura, cioè i momenti di De Gaulle, no? Insomma, ma hanno però una struttura dello Stato molto stabile, molto ramificata, le prefetture hanno una loro incidenza molto forte sul territorio, sui dipartimenti. Certo, se così adesso in alcune cose ha accentuato dei dati perché era in polemica con la candidata che era antagonista. Però io credo, almeno da discorsi che ha fatto, anche dalle interviste televisive, che la Francia seguirà, specialmente sul terreno difficile che oggi abbiamo. Oggi abbiamo appunto un momento di crisi nella formazione dell'Unione Europea.
ho detto prima, ho fatto un passo avanti troppo rapido, ho parlato della Costituzione unica, probabilmente questo ha saltato troppe tappe intermedie, però insomma credo timori generali per quello che riguarda la Francia non ci sono, né credo che ci sia timore anche di quegli assi preferenziali esagerati Francia-Germania, qualche volta sembra, quando si incontrano sembra che insomma, possano parlare a nome di tutti. Certamente dobbiamo costruire tutto un insieme di relazioni internazionali che ha bisogno di grande approfondimento. Un personaggio importante è Tony Blair, e Tony Blair quasi, si sente presidente di turno sempre, anche quando non è di turno, secondo me, insomma, parla specie nel rapporto con gli Stati Uniti, insomma, pensa di avere una delega così in bianco, cioè, quale sarà l'avvenire? Beh, dobbiamo un po' costruirci, l'avvenire è questo, io spero molto per la verità, finora non ha messo molto l'accento, io spero molto che possa dare un contributo Romano Prodi, perché avendo lavorato 5 anni nella comunità, quindi conosce anche tutti i meccanismi, qualche volta complessi, di tutta questa vita economica, sociale. Ma io ho qualche perplessità. Beh, insomma, io faccio. Presidente, mi scusi, io apprezzo Sarkozy per una sola frase, quando ha detto: io voglio che gli studenti tornino ad alzarsi in piedi quando entra in classe il professore. Sì, come in Italia accade già. Poi toccheremo anche questo argomento degli studenti, del rispetto per gli insegnanti, di quello che accade nelle scuole. È colpa anche dei professori, però. Sì, colpa certo anche dei professori. Dunque, qualcosa di più leggero. Lei è soprannominato in ambito giornalistico Divo Giulio, soprannome che prende spunto da Giulio Cesare, per evidenziare la sua sacralità. Ha fatto una brutta fine però. Per evidenziare una sacralità nell'ambito della storia politica repubblicana italiana. Però c'è una verità, stanno girando un film, e questo è vero, su il Divo, che sarebbe Giulio Andreotti. Sì, me l'hanno detto, io l'avevo sconsigliato, gli ho detto fatelo dopo, insomma. Devo dire, avendo letto un po' il soggetto, mi convince ancora meno, perché è molto polemico nei miei confronti, sembra che in vita mia io non abbia conosciuto altro che Buscetta e Sindona, insomma, ho conosciuto anche qualche altro, per la verità. Comunque pazienza. È vero che lei una volta ha risposto, ma lei, senatore, fa sport? Dice no, l'unico sport che faccio nell'accompagnare i miei amici sportivi al cimitero. Cioè vuol dire... Belle passeggiate. Vuol dire che lei, non facendo sport, come ha detto, non allunga certamente la vita. Guardate me, lei non ha mai fatto uno sport. No, veramente mi è sempre piaciuto vedere fare sport. Insomma. E questo del resto... tra le circostanze però che sono stato fortunato, perché l'amicizia di Giulio Onesti mi fece sì che io divenni presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Roma, e lì ne ho visto tanto di fare sport, e anche adesso se posso anche alla televisione lo vedo volentieri, per il resto seduto si sta meglio. Presidente, è arrivato un documento storico qua, guardi un po'. Lo riconosce questo giovane? Documento storico, è un libro con una fotografia di Andreotti, molto giovane. Dove? A Montecatini. Ah, allora si ritorna a Montecatini. Col bicchiere in mano. Dunque, il senatore Giulio Andreotti. Scusi, posso dire che questa fotografia all'Eccelsior, io fui molto lieto invece un giorno in cui fecero una innovazione. Si poteva fare le bevute direttamente in albergo, rimanendo in albergo, quindi evitando anche quei pochi metri che dovevo fare a piedi. Su questo sono molto pigro. Una notizia, sabato 26 maggio verrà consegnato al senatore un riconoscimento speciale da parte dell'Osservatorio Permanente Giovani Editori durante il convegno Crescere tra le righe alla Bagnaia.
un grande premio al senatore Andreotti. Beh, devo dire che stasera quando vado via di qua vado alla bagnaia, perché domani c'è la riunione annuale di questa iniziativa che a me è piaciuta molto, cioè di far leggere nelle scuole di molte regioni il giornale quotidiano ai ragazzi, di farlo commentare poi con gli insegnanti e di fare una volta all'anno una specie di sintesi di un giorno e mezzo per vedere un po' che cosa interessa veramente e vedere qual è il cane e qual è la coda, se cioè una cosa interessa perché se ne parla molto o se ne parla molto perché interessa. Insomma, io domattina sono molto lieto di partecipare ancora una volta, insomma io sono a quota 88, quindi sono in prorogazio. Quindi... Senta, ritorniamo un attimo indietro, perché i cattolici si oppongono con tanta forza ai dico e considerano il riconoscimento delle coppie di fatto come un attacco alla famiglia? Ah, vede, intanto c'è stato secondo me un errore madornale nella formulazione di questa proposta governativa, quando si parla delle convivenze anche tra persone dello stesso sesso, per piacere, insomma, Hitler faceva delle cose tremende quando era contro questo, però mo, non esageriamo nel senso opposto. Per il resto, poi, insomma, io penso che sia meglio la famiglia, dir la famiglia, non la convivenza, secondo me. Posso dire una cosa, forse qualcuno di voi se lo ricorda, c'era un personaggio importante nell'Università Italiana, il professor Jemolo, che era stato uno dei personaggi autorevoli non solo nel campo del diritto, ma a suo tempo era stato anche dei neomodernisti, insomma, insieme a Fogazzaro, eccetera. Un giorno io sono andato a trovarlo perché aveva fatto la prefazione a un mio libro e lo trovai molto triste. Gli dissi, professore, che le è successo? Ah, dice, mi è capitata una cosa che non pensavo mai che mi capitasse. Dice, mi ha invitato a pranzo un mio assistente, ci sono andato e poi ho visto che quella non è sua moglie, veramente non sono sposati. Ed era, certamente, non era un clericante, tutto il contrario. Insomma. Allora, per carità, rispettiamo tutti, guai a mettersi in cattedra, però insomma la Costituzione italiana parla della famiglia e del matrimonio, quindi non è un testo di un partito o di uno scrittore, insomma. Quindi io sono un po' preoccupato e sono stato molto contento qualche giorno fa quando c'è stata quella manifestazione spontanea di popolo a San Giovanni in Laterano, una cosa veramente bella, insomma, una risposta a mio avviso, perché è una salvaguardia che c'è in tutti. Guardate, poi insomma, la famiglia è un valore effettivo, insomma. Pensiamo a che cosa è stato il senso della famiglia durante il periodo della guerra per tutti i prigionieri che erano lontani, come sentivano, insomma, che cos'era la carenza del contatto con la famiglia, insomma. Quindi non è solo questione di dizione e non è un problema, per carità, che riguarda insomma, una confessione religiosa, secondo me è una struttura e poi fa riferimento ad un punto preciso della Costituzione della Repubblica. Invece però vorrei parlare di un'altra cosa, se mi è permesso. Io ho deciso di dire che non voterò più alle politiche se non mi consentono di dare i voti di preferenza, perché io sono stufo di votare per il cognato del segretario del partito, per l'amica del segretario del partito. Io voglio, se non ci sono i voti di preferenza, invito gli elettori a non votare, a rifiutare di votare, perché questo è, neanche in Russia facevano così. La lista fissa non era più neanche in Russia, qui non possiamo più dare il voto di preferenza a chi ci pare a noi e quindi non credo che non sia più opportuno votare in questo modo. Spero solo che la legge sia cambiata, ma mi hanno detto di no, perché anche il referendum non riuscirà a cambiarla, è vero? Non è che sia privo di senso quello che dice ed è anche forse una risposta un po' difficile, dobbiamo stare attenti anche poi a tutti i coinvolgimenti e le estensioni, però su questo io credo che, penso che il dibattito che ci sarà in Parlamento eccetera, riporterà le cose su un terreno comune, perché qui non è che si tratta di una visione monopolistica né in un senso né nell'altro, insomma. Dobbiamo certo stare molto attenti perché
si fa anche una gran confusione tra, adesso, tra laicità e laicismo, insomma. Quindi ora io penso, forse la persona più cattolica che io abbia conosciuto è stato De Gasperi, e il più laico nel senso politico che ho conosciuto è stato De Gasperi. Questi, adesso si danno delle attribuzioni così, una scelta facile. Una nota piuttosto amara, politica anche, soprattutto economica. Gli italiani non sono molto contenti affatto della finanziaria, anche quelli che hanno votato Prodi. Anzi, Prodi dice di stare tranquilli che i risultati verranno. Lei crede davvero che questa finanziaria riporti un equilibrio nel portafoglio degli italiani? Beh, senta, insomma, io credo che sperare di avere applausi con una politica finanziaria, insomma, sarebbe un visionario chi si illudesse. L'essenziale è ripartire il più possibile giustamente gli oneri e i benefici. Ora, noi abbiamo avuto, secondo me, il momento più giusto nella legislazione, è stato lo schema Vanoni. Vanoni non voleva mai che si parlasse di piano, anzi diceva, per carità, i piani sono qualche cosa che appartengono ad altre culture. Ma lo schema, insomma, nel quale poi fissandosi il sistema dell'imposta progressiva e non solo proporzionale, che è giusto, perché se la proporzionale è, insomma, lascia dei margini esagerati a chi ha molto più del necessario e toglie invece anche a chi ha appena il necessario quello che non dovrebbe essere dato allo Stato ma lasciato al beneficio. Beh, insomma, io ho fatto anche per alcuni, tante cose ho fatto, insomma, ho fatto pure il Ministro delle Finanze per un certo tempo, insomma, ho visto quanto sia un po' difficile, anche perché c'è anche un'abitudine, chi può, di sottrarsi. Io da ragazzino non capivo una frase, che poi ho capito molti anni dopo. Una mia vecchia zia, che era del 54, ha fatto 16 anni di Stato Pontificio, e quando parlava del momento che erano arrivati i piemontesi, lei diceva poi nel 70, e diceva una frase che diceva che c'erano i romani, una parte dei romani che dice, ah, meno male, così non si pagano più le tasse, e ha detto, però di fatto alcuni non li pagavano perché non volevano dare soldi al Papa, poi hanno continuato a non pagarli perché non volevano dare soldi a chi teneva prigioniero il Papa. Insomma, questa categoria in fondo anche degli evasori c'è. In un certo senso la riforma Vanoni in modo particolare ha creato condizioni più eque, insomma, con questo sistema. Però il Ministero delle Finanze l'hanno costruito i piemontesi a Roma, prima non c'era. Insomma, io credo che d'altra parte poi tutti devono vivere, deve vivere l'amministrazione statale, devono vivere gli enti locali, insomma, anche su questo. Poi il carico globale del cittadino deve essere entro una determinata sopportabilità. Però, certo, come si combatte l'evasione? Beh, sì, alcune cose hanno funzionato, insomma, i tickets e questo per alcune forme, ma una certa tendenza, se uno può sottrarsi a sottrarre, beh, questo c'è. Insomma. Una volta si dava anche più pubblicità alle dichiarazioni dei redditi, insomma, anche nella stampa se ne dava, adesso insomma pubblicano solo quelle sì, non so se pubblicano solo quelle dei parlamentari. Forse, c'è qualcuno che forse fa comodo che non se ne parli troppo. Dunque, adesso passiamo ai giornalisti che sono sempre presenti. C'è una grande attenzione per questo incontro, addirittura Radio Radicale, varie televisioni, il giornale Vero e poi altri giornali che seguono questo incontro di oggi con il senatore Andreotti e il suo libro 1953. Cominciamo con la signora Tori, si va dalla Nazione al Tirreno, prego. Io ricordo quando lei è stato anche presidente del premio De Senectute, quindi lei se l'è dimenticato a Montecatini, presidente. Non solo veniva a fare le cure ma anche presidente del premio De Senectute, De Senectute. E quindi eravamo vicini di tavolo. Le volevo chiedere, senatore, con questo sistema che si è instaurato oggi, che si è tanto criticato con la Prima Repubblica, eccetera, secondo lei quale sarebbe la migliore legge elettorale possibile?
Ma io continuo a ritenere che la proporzionale sia la migliore legge elettorale. Del resto per 40 anni noi siamo stati retti dalla proporzionale e le cose non sono andate male. C'era anche il momento con adattamenti, quando non era ancora matura la possibilità di fare un governo con i socialisti, però si era un approccio, si fece il cosiddetto appoggio esterno. Quindi la proporzionale, a mio avviso, corrisponde bene a quella che è la caratteristica del nostro popolo. Noi siamo veramente difficilmente riducibili a uno, insomma, a un modo unico di pensare. Quindi l'essenziale è avere però una base che non incoraggi troppe dispersioni, cioè un minimo per evitare che si faccia la lista di quartiere, insomma, questo allora, ma questo con un minimo, a mio avviso, che dovrebbe essere del 5%, che non è poco su base nazionale, però assicurerebbe, a mio avviso, la pluralità e eviterebbe le dispersioni. Questa è la mia opinione. Daniele Lombardi. Lei l'abbiamo sempre apprezzata, oltre che per le sue doti politiche, queste sono innegabili, anche per quanto riguarda le sue doti oratorie e la sua satira. Le sono servite per far breccia nel cuore di sua moglie? Beh, questo potrebbe domandarla a mia moglie. Comunque, sì, però normalmente non prende la parola in pubblico, insomma, in privato sì, insomma. Però no, e devo dire che, insomma, ringraziando Dio, insomma, noi da quel 16 aprile del 1945 siamo insieme e non abbiamo mai avuto molti problemi, insomma. Meccoli del Tirreno. Senatore, dagli anni 70 a oggi lei praticamente è sempre stato candidato alla presidenza della Repubblica. Se oggi lo fosse, Presidente, ecco, chi nominerebbe, chi vorrebbe come senatore a vita? Se può farmi tre nomi. Ma guardi, insomma, è vero che una volta io sono stato tra i possibili candidati, insomma, e se mi avessero eletto, da un lato non mi sarebbe dispiaciuto, però Presidente della Repubblica ha anche tante limitazioni, non può fare quello che vuole, insomma, quindi oltretutto, insomma, ci sono anche dei motivi che quando hanno poi scelto un altro non è che abbia preso il lutto, insomma. Per il resto noi abbiamo una varietà di persone nella serie dei presidenti di Repubblica che si sono succeduti, ognuno porta anche il proprio temperamento, anche la propria cultura, insomma, la propria origine regionale. Per il resto, insomma, timore che c'era all'inizio, ma che succederà introducendo il sistema repubblicano, adesso questo timore non c'è più, insomma. Le durate settennali sono giuste, secondo me, in modo che scavalcano le legislature, anche le infatuazioni che qualche volta alla vita politica sono di documento, insomma. Quindi questo è quello, insomma. Comunque, insomma, adesso è chiaro che, insomma, a parte che non è sede vacante, insomma, che poi, insomma, bisogna sempre scegliere uno che almeno sulla carta 7 anni ce li abbia. Ecco, saluto anche scusi, ma i senatori a vita più importanti di questi giorni non sono mai stati così importanti, i senatori a vita. In questo momento sono i più importanti, ora con il governo. Ma veda l'altro giorno. Perché l'Italia, siamo vecchi. Veda, noi siamo qualche volta oggetti di contestazione, per esempio anche recentemente, per esempio anche il centrodestra ha fatto un po' di obiezioni, il fatto che uno o due di noi possono far pendere la bilancia, ma è un po' in contraddizione, perché a un certo momento avevano posto la candidatura mia a Presidente del Senato ed ero già senatore a vita, allora, quindi, insomma, non si può porre questo. Beh, certo, noi siamo attenti a questo di non essere. Io in una delle recenti votazioni io ho fatto questa dichiarazione, si trattava dell'ordinamento della magistratura e io ho detto: signori, io da 60 anni, prima alla Camera e poi qui, a momenti alterni sento esaltare il ruolo unico
o i ruoli divisi procuratori e giudicanti, ma con la stessa enfasi. Siccome mi trovo, e quel giorno mi trovavo, che passavano gli emendamenti per un voto, ho detto io non voglio essere il commissario unico e sto io a creare adesso il ruolo duplice dei magistrati, io mi siedo e non partecipo alla votazione, insomma. Quindi per il resto però questa istituzione c'è, l'interpretazione, forse qualcuno se lo può ricordare, perché la Costituzione dice il Presidente della Repubblica può nominare 5 senatori a vita. Allora la prima interpretazione era stata che i senatori a vita devono essere 5 in tutto. Poi invece Pertini la interpretò alla lettera dicendo il Presidente può nominare 5 senatori, quindi nei 7 anni di presidenza il Presidente può nominarne 5. Allora si sono accavallati, io stesso sono stato nominato da Cossiga quando ce n'erano già 5. E per il resto, ringraziando il Signore, abbiamo anche una lunga vita. E tutti infatti guardiamo con grande ammirazione e con grande affetto alla Levi Montalcini, perché ha 10 anni più di me ed è un esempio da imitare, non aprirà vacanze per altre aspirazioni di senatore a vita. Beh, abbiano pazienza. Senta, qualche domanda di carattere umano. Di solito si supera tutto nella vita con la forza dell'amore. Per lei è stato così? Beh, insomma, io insomma, anche se non fosse così, in pubblico al presente mia moglie non potrei dire niente, insomma, però è così. Per il resto, insomma, io insomma, nella famiglia ho sempre trovato qualche cosa di insostituibile, anche nei momenti in cui la vita politica, che insomma non sempre è proprio un paradiso terrestre, insomma, lo era meno del solito, io un po', insomma, ho sempre trovato nella famiglia un rasserenamento. Una delle cose belle, nessuno dei miei figli si occupa di politica, insomma, quindi non so nemmeno, non che critichi quelli che lo fanno, ma insomma non abbiamo nemmeno avuto di questi problemi, insomma, e normalmente in casa di tutto parliamo fuori che di politica. Senta, qual è il suo più ricorrente tormento nella vita? Beh, il tormento più forte che ho avuto sono stato nelle settimane terribili della cattura di Moro. Ci sentivamo veramente di un'impotenza drammatica, insomma, e ci domandavamo se avevamo fatto tutto il necessario per dare ordine alla nostra nazione o se avevamo lasciato dei buchi, insomma, quelle sono state delle settimane atroci, purtroppo poi culminate nel modo peggiore. Senta, un incontro può illuminarci la vita, per lei è stato così? C'è stato un incontro particolare nella sua vita? Beh, certamente sì, per esempio insomma, gli incontri con il Presidente degli Stati Uniti di vario tipo come sono, insomma, questo sì, senza dubbio, ma anche con personaggi di schieramento assolutamente opposto con i quali c'era possibilità di dialogo. Prima abbiamo accennato all'Unione Sovietica, è stato un personaggio Gromyko, che forse vi ricordate, è stato ministro degli esteri per tanti anni. Beh, insomma, io ero riuscito ad avere con lui, tant'è vero che una delle volte mi accompagnava all'aeroporto, ero a Mosca, e nel parlare mi disse, beh, poi voi avete però un sistema aristocratico, voi non siete vicini al popolo, tant'è vero che se io le domando quanto costa il tram a Roma lei non lo sa, e io dissi sinceramente non lo so, insomma. Poi però dopo 2 o 3 minuti mi venne in mente e dice, senta, scusi un momento, ma quanto costa il passaggio in metropolitana? Dice, non lo so, beh allora siamo pari, insomma. Ma ho citato lui perché? Perché una cosa che io ho imparato da De Gasperi: il rapporto dello Stato italiano con gli altri Stati deve essere completamente diverso dal rapporto di un partito con partiti analoghi di altri paesi. Insomma, questo ci ha consentito veramente di poter farlo, e io ritengo che sia una linea che sia essenziale, che va mantenuta. Senta, i sentimenti di invidia sono i segni della debolezza. Lei di fronte all'invidia... Lei è invidioso? La? È invidioso lei? Invidioso del successo degli altri, di quello che accade? Quanto basta.
Senta, le ingiustizie che ci stanno intorno come vanno combattute? Lei ha dato un esempio enorme nel momento terribile, diciamo visto dall'esterno, terribile di quello che stava accadendo con la giustizia intorno a lei. Lei conservava una grande serenità. Ecco, questa serenità da dove arriva? Troppo facile dire dalla fede, forse da qualcosa di più, non lo so. Beh, insomma, guardi, forse è una serie di addendi che ci sono. Beh, certamente anche la fede aiuta, perché vuol dire che poi, insomma, ci sono dei momenti in cui il conto si farà, e quindi se uno ha delle ingiustizie che sono attraverso, poi si rettificheranno. Un altro punto di grande serenità per me è la famiglia, che abbiamo detto, perché la famiglia siamo sempre andati d'accordo, insomma, e quindi non abbiamo dei problemi difficili, insomma. Quindi, e poi per il resto è anche un po' di superbia, perché se per esempio voi date a vedere a qualcuno che vi ha fatto arrabbiare, che siete arrabbiati, gli date pure una soddisfazione. Insomma, voi dovete, insomma, non farlo capire, almeno ci rimane pure male. Insomma. Per il resto, ecco, io non credo di essere un angioletto, insomma, però ci sono così peccatori più di me, insomma, questo senza dubbio. Insomma. Quindi mi contento. Saluto anche il Luigi Pasquale di Toscana TV, giornalista che assiste a questo incontro, per ricordarvi questo libro 1953 che poi il senatore firmerà. Vi leggo dietro quello che è il concetto fondamentale di questo libro, la sintesi di tutto quello che accadde: la legge truffa che affonda l'ultimo governo di De Gasperi e la crisi con il Vaticano, l'elezione di Tito che dà il via alla questione triestina e la morte di Stalin, gli eventi e retroscena di un anno che travolse gli equilibri dell'Italia e del mondo. Quindi questo 1953, ecco perché ha saltato il senatore gli anni dal 47, 48, 49, è andato a finire subito nel 53, perché evidentemente è un anno dal punto di vista politico molto importante, e quindi ha fatto questo libro che è un grande successo. Continuerà ad averlo, perché sono i documenti della nostra storia. Sindaco, un'ultima domanda al senatore. Cerco di farla a flash. Abbiamo toccato un argomento spinoso per tutti gli italiani, il costo della politica, che ha un riflesso diretto sulla vita delle amministrazioni locali. Ogni anno diminuiscono i trasferimenti pubblici dallo Stato alla periferia. Gli amministratori non sanno più come costruire i propri bilanci, dare risposte dirette, anzi con l'ultima finanziaria sono costretti a sostituirsi alla capacità di emanazione di imposte e tasse del governo, che ha delegato le amministrazioni a farlo con l'apertura all'addizionale IRPEF. In Francia il 60% dei bilanci dei comuni è costituito dai trasferimenti dello Stato, in Spagna quasi l'80%, in Italia non si arriva al 12-13%. Come possiamo andare avanti? Beh, in Francia hanno una tradizione diversa, è sempre stata questa, quindi per loro si tratta di continuare. Noi certamente abbiamo delle situazioni nelle quali dobbiamo tener conto che non si può lasciare margini ulteriori ai comuni per una ragione, perché l'Italia è molto diversa. Noi abbiamo bisogno di, nel globale, di una specie di cassa di compensazione che è molto forte, insomma, tra comuni che hanno delle possibilità notevoli e aree globali che naturalmente hanno cominciato più presto, insomma, erano state altre estranee all'industrializzazione totalmente così. Io però credo che il nostro sistema poi in verità non sia poi male. Certamente il sistema delle sovrimposte, c'è solo un po' di qualche volta di scaricabarile di noi politici, insomma, che
preferiamo insomma mettere più in prima fila e esporre insomma quelli che sono i sindaci o i presidenti delle amministrazioni provinciali o regionali. Si possono fare delle grosse modifiche, ma io sinceramente non credo che si possano fare delle grandi modifiche, insomma. Certo, il problema che ci accomuna è quello di recuperare il massimo possibile delle aree dell'evasione, questo senza dubbio c'è. Adesso mi pare su questo l'indirizzo di dare un po' più rilievo e compartecipazione in questa ricerca ai comuni è un indirizzo che anche culturalmente si sta affermando. Per il resto certamente anche i comuni hanno una vita difficile perché le spese sono quelle che sono e le entrate poi cittadino quando paga alla fine non è che va a guardare quello che è per il comune, per la provincia, guarda un po' quello che esce dalla tasca. Insomma. La tradizione ha margini di evasione che si ritiene più forti di quelle di altri paesi. Dico si ritiene perché io sono molto cauto nell'accettare poi questi giudizi. Insomma, c'è una trasmissione la domenica sera di una giornalista brava, insomma, che però quando parla dei problemi, insomma, parla sempre dei nostri che vanno male e che gli altri poi basta varcare la frontiera perché vanno bene. Ma insomma, io credo che dobbiamo fare una specie di via di mezzo. Per il resto, certo, l'onere globale, insomma, per il cittadino è un onere non indifferente. Purtroppo ancora ci sono notevoli difficoltà di un accertamento equo, un accertamento che sia valido. Del tutto non sarà mai corretto, insomma, l'altro mondo sarà, ma questo non sarà mai corretto, insomma, credo. Però insomma, penso che la cosa importante è non scaricare gli uni sugli altri insomma, una specie di odiosità da parte del contribuente. Allora, un'altra domanda di Luigi Pasquali, Toscana TV, credo. C'è un microfono, glielo date per favore. Senatore, il 23 agosto del 1944, mancavano 15 giorni dalla liberazione di Pistoia, nelle immediate vicinanze di Montecatini ebbe luogo uno dei più brutali episodi compiuti dalle truppe naziste in ritirata, l'eccidio del padule di Fucecchio, in cui furono massacrati per rappresaglia 174 civili inermi, donne, vecchi, bambini, a cui desidero rivolgere un doveroso omaggio. Certamente noi abbiamo vissuto... Non ho finito la domanda. Beh, prego, prego. Per questa strage i colpevoli furono processati e condannati. Mi riferisco al maresciallo Kesselring e altri. La mia domanda si fa riferimento invece a quella parte di massacri, di uccisioni, di assassini perpetrati da circa 700 militari nazisti, di cui si conosceva esattamente il nome, il grado e le atrocità commesse, che sono stati volontariamente condonati facendo sparire nel 1960 i dossier che li accusavano, nascondendoli nel cosiddetto armadio della vergogna. Dal 1959 al 1962 lei è stato ministro della difesa sotto sì. I ministeri Segni e i governi Segni, Tamburoni e Fanfani. Le cosiddette archiviazioni sono avvenute nel 1960, cioè quando lei era a capo del ministero della difesa, e l'esecutore materiale dell'archiviazione, il generale Enrico Santa Croce, era il suo procuratore generale di militare, era il suo immediato collaboratore. Ci vuole parlare dell'armadio della vergogna? Sì, io ne parlo non con conoscenza diretta, perché quando è venuta fuori poi questa polemica diversi anni dopo e fu cercato di chiarire, si era detto a un certo momento, genericamente c'è stato un impulso di carattere politico. Cosa era l'impulso di carattere politico? L'unico che è risultato, che però era direi molto parziale, cioè c'era stato uno scambio di lettere tra Ministero della Difesa e Ministero degli Esteri
di una certa attenzione a non mettere troppo l'accento su alcuni eventi per non turbare i rapporti nuovi, insomma, che si stavano creando tra i tedeschi e noi. Però ecco, posso dire che io, sia per mie decisioni, per esempio della storia del famoso armadio, l'ho saputo molti anni dopo, non l'avevo saputo assolutamente. Qui non... Santa Croce ha agito di sua iniziativa? No, Santa Croce non ha detto questo, scusi, sa. No, mi dispiace, non l'ha detto, perché c'è stato anche poi il figlio che conosco bene, abbiamo parlato diverse volte, no, Santa Croce non ha detto questo, e comunque io certamente non sapevo dell'esistenza di questi fascicoli. Ho avuto dopo la spiegazione che però a un certo momento, insomma, era stato ritenuto che, insomma, tanto il tempo che era passato, poi la creazione si stava facendo su una base diversa nei confronti anche con i tedeschi, di non far gravare poi sui tedeschi nella globalità dei rapporti, insomma, quello che era stato il comportamento di alcuni di loro. Certamente, insomma, siccome io ho vissuto a Roma, dove i tedeschi la mano pesante l'hanno avuta e come, certamente non avrei mai aderito ad un qualche cosa che fosse una specie di spolverino di carattere generale, perché questo non è giusto, nemmeno storicamente. Ecco, abbiamo esaurito anche questo argomento, grazie. Lei ha sempre detto una frase, non so se poi la frase è sua oppure l'ha letta da qualche parte, diceva sempre, ma forse è una frase sua: il potere logora chi non ce l'ha. Sì, sì. E adesso come si sente lei? No, beh, questa è una frase che fu poi divulgata da Montanelli, ma io ho spiegato tante volte che io il potere non lo considero il fatto di avere una poltrona o un posto di comando. Io il potere lo considero con la vicinanza e il colloquio attivo e passivo con la gente, cioè di avere una chiave di conversazione e di dialogo nei due sensi. Tanto è vero che ho sempre esemplificato che l'uomo di potere più forte che l'Italia ha avuto è stato Indro Montanelli, perché Indro Montanelli aveva la capacità di interpretare quelli che erano gli stati d'animo e gli indirizzi e poi di sapere con una grande autonomia e con una grande fierezza porre questo nei confronti del cosiddetto potere politico. Quindi per me il potere non è una persona. Certamente, beh, avendo un incarico e un sistema poi rappresentativo, insomma, certamente ci sono delle potestà, delle possibilità e anche dei doveri da esercitare. Però ecco, sia chiaro che per me il potere è proprio quello di essere inserito nella capacità di dialogo con la gente, e di dialogo non demagogico, insomma, da imbonitori, insomma, ma di sapere ascoltare e di essere ascoltato. Questo è il significato del potere. Però è chiaro, è finito anche in alcune enciclopedie straniere, è stata questa frase, e la raccolgono come potere, però come esercizio di un incarico in quel momento, cioè una poltrona, no signore, insomma, ecco, insomma, il fatto di poter dedicare alcune ore, come stiamo facendo, ad un colloquio aperto, senza delle prefabbricazioni, senza delle limitazioni, per me è veramente, sia da parte vostra sia da parte mia, l'assolvimento di un potere dovere, insomma, che forse per qualche momento, insomma, ecco, mi piace più questo che non alcuni dibattiti che qualche volta noi abbiamo. Arriva qualcuno che legge una qualche cosa che gli ha poi scritto qualche altro, insomma, e magari si è saltato una riga e lui la deve saltare per forza perché non se ne accorge. Allora, voglio raccontarvi come finale, per dire lo spirito, il coraggio di Giulio Andreotti di scherzare anche quando le acque sono molto gelide. Era vicino Natale di tanti anni fa, quando in Italia c'erano le Brigate Rosse che veramente facevano spavento. Lui ricevette una telefonata a casa, era vicino Natale, e un brigatista con una voce pacata, dura, disse: «Presidente, è giunto il suo momento». La risposta: «Lasciatemi almeno fare il Natale a casa». Insomma, vede,
il fatto di non drammatizzare a me ha aiutato, però qualche volta scandalizza, perché pensa che uno allora non si renda conto delle cose. Io però penso che la vita è talmente piena di contrasti, di difficoltà, che se ognuno di noi fa qualche cosa per alleggerirla, insomma, per non esasperarla, in fondo fa bene. Per il resto, beh, io per ora non mi sono trovato male, insomma, tanta gente, insomma, che mi guardava dall'alto in basso, insomma, beh, adesso non mi guarda più perché non c'è più, insomma. Giulio Andreotti, buonasera.